sommando rocce a sentieri, realtà a sentimenti, amore a odio, epoche a giorni, in lungo e in largo. Si tratta di leggere al primo fuoco, tra la vita e la gioia di vivere, al primo gradino del carnefice col martire. Si tratta di cantare l'evidenza delle finestre, di agire sui fiori e sui frutti, col silenzio nelle circostanze della primavera. Un contenuto poetico che lotta per sottomettere la realtà al sogno e nemmeno pensare come tutto sia mutabile nelle sue forme immutabili. Di sogni ed assenza. Serena è la sera. Gli occhi aperti vedono alle finestre i giorni passati a rincorrere nuvole. Gli occhi socchiusi percorrono il labirinto dei sogni e la sfera che li contiene. Ecco, lo vedi laggiù, nel fondo, è il tuo sorriso che si libera in volo per ritornare alba nel tramonto che attende le tue ali. Laggiù è il fuoco vivo che brucia il gelo dell'assenza. Dammi notizie dal gelo, se questo cuore nudo al fuoco dolce del frutto si dimena e sogna l'attimo sulla lunga scala tremante. Dammi notizie del tempo, tra sguardi di speranza per la ricerca suprema, eco di tante gioie spente al mio grido. Di stagione in stagione son sparite le ombre sotto porte gelide ove cantava l'estate, ove a bassa voce si trattenevano le morte cose con vista sulla vita, abbattendo il miraggio delle menzogne per una verità complessa che meritava non sparire tra i gorghi della fantasia. Ora sono sotto ponteggi troppo opposti alla sorte a me dinanzi, se questo fuoco nudo in petto dolce mi grava. Che hanno bisogno di una lettura, di una rilettura, di una rilettura ancora, perché non sono di immediato impatto. Però se qualche cosa è arrivata grazie all'abilità dei nostri lettori, credo che in parte ci sia la risposta alla domanda che io ho posto prima al dottore Castiglioni: perché scrivi? In effetti lui qualcosa ce l'ha detto, soprattutto nelle prime due poesie, però ora noi l'ascoltiamo volentieri, perché vorremmo sapere qual è proprio l'istanza, qual è la domanda interiore che lo spinge a confrontarsi con la pagina bianca. Ma diceva ultimamente, leggevo la cosa di Tiziano Terzani, che diceva: vorrei che il mondo fosse governato da un manipolo di poeti, perché i poeti pensano diversamente. Pensare diversamente che significa? Tutto sta in questo tipo di risposta. Avere occhi nuovi è impossibile, forse avere uno sguardo nuovo è possibile. Lo sguardo nuovo è figlio di che cosa? È figlio delle nostre continue elaborazioni basate sull'esperienza, e l'esperienza a sua volta è basata, se deve essere interpretata in un modo diverso, è basata su un forte sentire. Forte sentire. Perché ognuno di noi può scrivere qualunque cosa, mette quattro parole insieme e fa una poesia. Forse pure ben riuscita, ben costruita, diciamo, dal punto di vista tecnico, perché addirittura si fanno dei manuali per scrivere poesia, no? Di composizione creativa, diciamo, una cosa.
però manca la parte che è legata al sentimento. Paul Celan, ricoverato in una clinica psichiatrica a Parigi, lui è nato nel 1920, siamo nel 67, in questa clinica scrive su un foglietto qualunque: la poesia è canto di emergenza di pensieri nato da un sentimento. La cosa più bella di così, di questa non l'ho mai letta, perché è precisa, più precisa di quel canto di emergenza di pensieri. Nato, canto, nato da un sentimento. Poi vi potrò pure leggere qualcosa di Rilke, la piccole cose. Ma io che sono... la domanda mia era un'altra. Lo scrivere è un'esigenza che risponde a questa voglia di vedere trasfigurato il mondo, quindi vedendolo con occhi diversi, vederlo poi sulla carta in un certo qual modo trasfigurato, non traslato ma trasfigurato. Per cui per un poeta il povero non è chi non ha soldi, il ricco non è chi ha soldi, e via dicendo. Quindi se all'esigenza della poesia corrisponde una necessaria umiltà, un bisogno di agire in poesia sotto la guida del sogno o di quello che rappresentano i nostri ricordi, ecco, noi trasformiamo l'attuale, il quotidiano, e forse lo traghettiamo verso l'eterno o verso un piccolo eterno che ci riguarda. Quando hai cominciato a scrivere poesia? Intorno ai 20 anni, forse pure un po' prima, però intorno ai 20 anni, diciamo, grazie a Gino Coppa che non c'è, il quale mi introdusse alla conoscenza di molti letterati che frequentavano allora l'isola, Forio in particolare, ed ebbe la fortuna di incontrare Libero che Libero, che è un poeta, devo dire, poco noto. Poco noto, però se vogliamo un poeta importante, per cui diciamo non ha avuto una fortuna post mortem, e con lui iniziò uno scambio epistolare, una grande amicizia, e così cominciai a captare un modo nuovo di trasformare quello che si vedeva, no? Quello che io vedevo. E quindi ecco, le esperienze prendevano sott'altra forma. E quindi grazie a De Libero, diciamo, c'è stato un grosso avvicinamento alla poesia degli altri, perché lui diceva: leggi sempre Dante e leggi sempre Pierre. Perché pure se non capisci Dante, pure se non lo approfondisci, perché Dante è da studio, non è da lettura, è da studio, senti la musica. Perché io aggiungo la musica, la musicalità che si trova dal frutto della concatenazione delle parole, secondo me è figlia di due fondamenti importantissimi: il battito del nostro cuore e l'andamento dei nostri passi. Questi, non voglio neanche nominare i canti della culla che ognuno di noi ha sentito da bimbo, perché sono importantissimi anche questi. Però il battito del cuore, che in certi momenti di emozione o di piccola fatica, tu lo ascolti, e l'andamento dei nostri passi sono due realtà fondamentali che stabiliscono un ritmo avverso ad ogni nostra azione, sempre che non sia in consulta. Vabbè, i canti, lui ha nominato i canti della culla, è giusto nominarli, perché sono all'origine del nostro ascolto, no? Il ritmo, la rima, la musicalità. Noi siamo educati da bambini a sentire la musicalità della poesia, e gli uomini nel corso della loro storia hanno cominciato cantando. Non si scrivevano le poesie, non si leggevano, si ascoltavano accompagnate dalla lira, e quindi la poesia è sempre stata canto.
Ora, questo canto che tu senti come un'esigenza interiore, chi scrive poesie, chi continua a scrivere poesie, perché abbiamo detto che tutti le scrivono fino a 20 anni, poi la maggior parte giustamente, riconoscendo la propria imbecillità, come diceva Croce, oppure la propria inadeguatezza, smette. Pochi continuano, e quelli che continuano evidentemente hanno proprio un desiderio insopprimibile, devono continuare ad esprimersi col canto, perché vogliono indicare a se stessi e agli altri che c'è una visione poetica, che c'è un modo di vedere ciò che ci accade nella vita da una prospettiva diversa, da una prospettiva interiore, emotiva, che non coincide sempre con ciò che abbiamo di fronte. Se ci mettiamo da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, noi vediamo lo stesso fiore, i petali di cui tu parlavi, con accezioni diverse. Ora, che cosa rende felice un poeta? Che cosa rende felice la riuscita di un poeta? Quello di far coincidere ciò che il poeta ambisce raggiungere e ciò che gli altri riescono a percepire. Ora, io per questo insisto, non è facile la poesia, non è facile leggere la poesia. Se si sente il bisogno, bisogna dedicarsi, e lì, se ci si dedica, prima quei grandi poeti, quelli che rimangono nella memoria di tutti noi, no? Beh, lui so che lui piace citare sempre caro mi fu questo mondo. Perché è così bello, sempre caro mi fu questo mondo? Appunto, una questione di ritmo, però in questo caso non legato alla rima, ma legato agli accenti tonici. Sempre caro mi fu quest'elmo colle, è diverso da dire quest'elmo colle mi fu sempre caro, è diverso. Certo. E così come, non lo so, mi piace l'incipit della sera di festa, no? Di dolce, chiara la notte, poi non c'è sta virgola, c'è un'e congiunzione, però io la dolce e chiara la notte mi fermo e senza vento. E la magia, questa è la magia della poesia, nella sintesi si trova questo miracolo, questo disbrogliato dell'anello che non tiene e che finalmente ci mette nel mezzo di una verità, come diceva Montale. E no, volevo continuare un attimo, poi il passo successivo, perché finora tutto questo è stato dettato da durante gli studi, dopo gli studi di medicina, eccetera, è stato un po' caratterizzato da una forte timidezza, da una forte presenza del fatto di dire: ma tu chi sei per scrivere? Chi sei per pensare di che pubblicazione, la tua unica o duplice o triplice pubblicazione possa servire a qualcuno? E lì è intervenuta la conoscenza di Bruno Gallieri, che insieme a Eugenio Borgna sono i due più grandi fenomenologi italiani, il quale appena letto 3, 4, 5 cose mie, lui si esprimette in questo modo, dice: questa persona di sicuro fa il medico, di sicuro è un fenomenologo e non lo sa, e deve essere pubblicato immediatamente. Detto ad un'altra persona. E io ho seguito un po', e quindi sono uscito dal guscio della timidezza, e la poesia non si vive. Un lavoro enorme che porta a risultati molto banali, molto gravi. E il fine è, almeno per quanto mi riguarda, è di trasformare, di dare nuova forma alla materia, attraverso l'uso sostanziale della parola e della sua... L'uso sostanziale? L'uso della parola che diventa descrizione della sostanza delle cose, non diventa solo una descrizione paesaggistica o così, diventa una descrizione appunto fenomenologica di quello che ci capita di vivere. E Schiller diceva:
un poeta è un usignolo che siede nell'oscurità e canta per allietare con dolci suoni la sua solitudine, cioè prima la sua solitudine. I suoi ascoltatori sono come uomini raviti dalla melodia di un musico invisibile e sentono di essere trascinati e addolciti, e tuttavia non sanno dove e perché. Questa è la poesia. Questa è la poesia. Non sai da dove viene e non sai perché ti affascina, però risveglia in te delle cose così abissalmente segrete che stanno su due livelli. Uno che va verso l'altro, l'altro verso l'abisso. Uno è la trascendenza, l'elevazione, l'altro è l'abisso. E la poesia ha questo andamento verticale, la prosa ha un andamento orizzontale, perché la prosa ha necessità di leggere il dopo per sapere come c'era prima o viceversa. La poesia vive di ascensionalità, o verso l'alto o verso il basso. Questa è la differenza. La poesia è sintesi, è chiaro, però è sintesi, diciamo, tra virgolette, di una verità che deve toccare tutti. Deve toccare il cuore di un pensiero, di un concetto, e lo deve esprimere nella maniera gradevole, musicale, sintetica, però deve cogliere una verità. Quando sentiamo sempre caro mi fu quest'ermo corpo, tanto per ritornare al verso di Leopardi, che lì con l'ermo colle si dice qualche cosa, poi sappiamo quello che viene dopo, cioè c'è il concetto del sentirsi nulla rispetto all'infinito, e quindi è una verità così profonda, se volete filosofica, lo è, filosofica, detta in questa maniera, per cui se la poesia riesce a trasmettere delle verità, verità che sono mediate dalle emozioni, mediate dal linguaggio, perché la poesia è soprattutto linguaggio, sì. Allora sì, che sì, riesce. Però molte volte, sia in filosofia che sia in poesia, quello che noi chiamiamo infinito potrebbe essere definito indefinito, un altro livello di considerazione che si ha. No, per esempio, l'infinito potrebbe essere rappresentato dal nulla o da tutto che non funziona. Allora, se infinito non immaginiamo una cosa infinita, si chiama indefinito. Così come, per esempio, una piccola cosa che mi viene in mente: se io, per tu potresti dire, come fai a fare il medico a scrivere così? Volevo chiedere dopo, allora vedi che quelli stanno presagiscono, vedi, te lo dimostro. Di la verità che vi siete messi d'accordo prima. No, la verità, è vero, non siete messi d'accordo.